Mister, dispiace un po', però c'è un punto in classifica, un punto fermo che Lecce gioca bene e sta crescendo. Sì, l'amarezza è quella di aver buttato per la classifica 4 punti in 4 giorni e credo che per i ragazzi meritavano almeno una delle due vittorie. Per quello che hanno costruito, per come hanno giocato, per come hanno lavorato. Purtroppo in questa categoria si può pagare a caro prezzo degli errori, però ci prendiamo i 4 pareggi consecutivi. Per chi lotta per non retrocedere, comunque continuare con risultati importanti è fondamentale. Mister, le note positive, la Padula le aveva detto a Genova, mister, le stavo dando tutto, oggi le ha dato ancora tutto, è stata una grande prestazione ma soprattutto un gran gol. Sì, ha fatto un gol dei suoi eccezionale, credo per qualità, per tecnica, per cattiveria di attacco allo spazio. È un giocatore su cui contiamo, quindi in questo momento ha anche una buona condizione fisica ritrovata ed è un giocatore che si conquista giorno per giorno la maglia da titolare. Noi abbiamo questo che dobbiamo fare, non si può giocare solo di qualità ma si deve giocare per la squadra, per il cuore e la Padula incarna tutte queste situazioni. Partiamo dal tuo gran gol ma anche dalla prestazione. Sì, sono contento per il gol, anche per la prestazione, però c'è il rammarico di questa partita di nuovo pareggiata, peccato perché abbiamo fatto un'altra grande prestazione. Tuo grande momento di forma non coincide con il risultato pieno, ma comunque un altro piccolo passo avanti del Lecce che gioca bene e dà delle certezze. Sì, devo ringraziare veramente la società, lo staff tecnico perché mi fanno lavorare bene, l'infermeria mi seguono su tutto e sono contento di aver trovato anche questa continuità e spero di continuare così. Oggi per tutta la partita in campo il mister ha raccontato ieri nella prepartita che tu uscendo dal campo gli avevi detto a Genova, mister, ti stavo dando tutto e oggi hai dimostrato che puoi dare tutto anche fino al recupero. No, io se sto bene fisicamente, l'ho sempre detto dal primo giorno, so quello che posso dare, non voglio altro, i gol sono una conseguenza, lo dirò sempre, il mio obiettivo è quello di rimanere con questo stato fisico. Peccato perché poi il Lecce anche nel finale poteva fare un altro sorpasso, il terzo sarebbe stato forse quello definitivo, quel pallone che è stato fermato nell'area piccola. Sì, aveva messo una gran palla Calderoni e mi ha anticipato il difensore, è un peccato davvero. Pippo, peccato per davvero perché il Lecce oggi è andato vicinissimo a conquistare i primi 3 punti in casa. Peccato perché ci tenevamo tantissimo a fare i primi 3 punti davanti alla nostra gente, siamo andati vicinissimi, però le partite durano 95 minuti e anche oltre, quindi dobbiamo tenere l'attenzione perché ogni minimo a palla ci possono far gol in Serie A. È stato un gran gol il tuo, cosa hai pensato quando stavi andando a calciare la punizione? Hai guardato direttamente la porta? No, appena c'è stata la punizione ho preso subito il pallone perché me lo sentivo, le provo in allenamento, ci ho sempre provato, è un gesto tecnico che mi appartiene, quindi oggi volevo far gol perché la voglia era tanta di fare il primo gol in Serie A e è andata bene, sono contento. C'è la gioia per un gran gol, forse il dispiacere per questo pareggio perché il Lecce ha giocato bene per gran parte della partita, poi anche sul finale hai avuto quel pallone che poteva chiudere definitivamente la partita, ti è passato davanti? No, credo che alla fine potevamo far gol, la palla imbucata a Calderoni, ha messo una palla in mezzo, è arrivato Marlon all'ultimo secondo e l'ha buttata in calcio d'angolo dalla linea di porta. Penso che sarebbero stati 3 punti pesantissimi e venendo così all'ultimo minuto ancora più bello. C'è una dedica per il gol, una dedica in particolare? Dedico a mia famiglia, a mia ragazza, mi sono stati sempre vicini e ai miei amici e a me stesso.